continente. No, io direi di partire. Speriamo io, scusa, non secondo solo. La gazzetta chiude, quindi cerchiamo di essere veri. Brevissimo. Un impatto molto positivo, che testimonia di quanto eravamo pronti per giocare questa partita. E chiaramente dovevamo essere aggressivi sulle due guardie per togliere spazi di costruzione Maigret e luce per il tiro a Culpepe. Abbiamo anche secondo me tenuto Romeo, perché alla fine è un giocatore che ha talento, può fare più cose, gli abbiamo tolto anche a lui lo spazio. Essendo una squadra molto unita e molto anche sentiamo anche la nostra arena fino in fondo, così come il tabellone, ogni tanto poi ci siamo anche spenti, perché vogliamo essere coerenti e coesi con tutto quello che ci circonda, però credo che alla fine abbiamo tenuto il senso della partita, abbiamo giocato alcuni attacchi con più di un passaggio e questo ci ha permesso di avere dei tiri aperti. Siamo ancora di fronte a un numero straordinario di tiri da tre punti, dobbiamo farci una ragione, perché le squadre avversarie ce li concedono piuttosto che collassando molto l'area, e quindi dobbiamo essere in grado di avere il coraggio, l'aggressività per prenderli, magari avendo un po' più di buon senso e di intelligenza nel cercare una situazione diversa nel momento in cui la partita non ci dice bene da questo punto di vista. Però credo che la squadra, e per chiudere dico che la squadra ha avuto una lettura e un'esecuzione difensiva di livello che ci ha permesso di, anche di fronte a momenti altalenanti, sicuramente alcuni positivi da cui dobbiamo partire per continuare e mantenere momenti altalenanti in attacco, però la difesa ci ha permesso di avere sempre quel margine di respiro sulla partita. Posto? Però Luca, solo, cioè, la mia sensazione è che questa squadra, quando giochi in Europa, dia sempre un qualcosa in più. La mia sensazione, che posso sbagliare. No, ma perché guarda, ci sono delle motivazioni. Adesso io non me le voglio tenere ancora per un po' di tempo addosso, ma un po' di motivazioni ci sono. Posso? Io ho una domanda. Sei preoccupato, Luca, per l'impatto alla gara? Perché ogni volta che andiamo in campo la Virtus parte a mille e la maggior parte delle volte porta a casa la partita proprio perché è partita così. In campionato invece è quasi l'esatto contrario, perché la partenza rallentata poi dà vita a una partita molto molto difficile da recuperare tutto quanto. Ti preoccupa questo binomio che... Ma no, mi preoccupa la differenza. Allora, c'è una sostanziale differenza tra l'Europa e l'Italia. Il fatto che dobbiamo essere capaci a distanza di pochi giorni di resettare, di affrontare un'altra tipologia, un altro modo, un altro impatto emotivo. Tu immagina, questa sera abbiamo avuto questo impatto, immagina alla Paladura di Cantù che impatto emotivo ci sarà. Ecco, riuscire a distinguendo, riuscire ad adeguarsi a due impatti è quello che stiamo pagando. Però questo è allenabile. Io me lo domando, ma non posso in allenamento riprodurre le sensazioni emotive di una palla a due, per cui dobbiamo riuscire a farlo noi, cercando di attraverso le esperienze di portare a casa un po' di storia e cercare di poi superarle, perché puoi fare esperienza senza che le superi sarebbe molto poco. Ma io sono molto curioso di vedere che impatto avremo su Cantù, visto che stasera mi dicono ha fatto una grande partita. Qui faccio già i complimenti da adesso, però insomma vince di 20 col Chimica in casa, è un segnale importante, quindi saranno carichi, con grande fiducia, e dovremmo essere di conseguenza noi pronti proprio dal punto di impatto emotivo a supportare questa fiducia che avranno. Ok, grazie. Grazie a voi.